Ciao a tutti! Ciao a tutti! Scappa, scappa! Fai vedere che fai boom! Boom sull'orso, qui! Amore, sull'orso, dove stai andando? Da se n'è andato. Allora, cosa c'è da raccontare? Allora, ieri, siamo andati in piscina, sapete che lui fa il corso di piscina, e tanto la bella lavanderina è là, che sta pulendo. Luci tutto, mi raccomando. Sfruttamento minorile. Salutare, è pazzo. E niente, praticamente, mi perdo il filo. Siamo andati in piscina. E niente, visto che lui adesso giovedì compirà l'anno, allora l'istruttrice ci ha fatto mettere i braccioli, perché lì così di norma a un anno si mettono i braccioli. E niente, devo dire che è stato un po' strano vederlo con i braccioli, perché non ha per niente equilibrio. Cioè, io pensavo che comunque mettendogli i braccioli, certo, magari avrebbe bevuto, nel senso che si buttava magari in avanti. Però pensavo che i braccioli lo avrebbero sostenuto abbastanza bene. Invece, si è buttato qui. Invece, insomma, tendeva non a cadere in avanti, ma a cadere indietro. Quindi rimaneva sdraiato sulla schiena e faceva veramente straridere. Infatti il mio ragazzo, cioè di solito facciamo sempre gli stessi esercizi, invece col fatto che lui adesso ha messo i braccioli, sono sempre gli stessi esercizi, però che cambiano diciamo un po' modalità, nel senso prima dovevo mettergli un tubo, in un esercizio un tubo sotto le ascelle e mettere lui cioè praticamente aveva il tubo in mezzo alle ascelle e lui praticamente rimaneva sull'acqua. Adesso invece lui deve tenere con le mani il tubo, lo viene sostenuto le braccia dai braccioli e io gli sostengo un po' le gambe, gli dico dai Kevin, batti le gambine, cose del genere. Poi è stato carino perché praticamente, essendo appunto avendo appunto i braccioli, diciamo che è come se il bambino si, tra virgolette, evolvesse, diventasse più grande, no? Quindi, per esempio, l'esercizio che prima facevamo, per esempio, dove mettevamo i bambini sul tappeto seduti e lei intanto passava l'istruttrice con uno scolapasta, gli metteva l'acqua in faccia per abituarli. Adesso, invece, da ora in poi, piuttosto che fare quell'esercizio lì, usciamo fuori dall'acqua, ci sediamo fuori tutte e due, sia io che Kevin, uno di fianco all'altro, io devo sbattere le gambe e Kevin deve imitarmi. E non pensavo che l'avrebbe fatto, invece sbatteva le gambine, magari le sbatteva prima una, poi sbatteva l'altra, però comunque cercava in qualche modo di copiarmi, ecco. Era veramente carino, intanto qua c'è Masha che mi fissa. E era veramente dolcissimo. E niente, quindi insomma sono cambiati un po' gli esercizi, poi appunto c'è un esercizio dove praticamente mettiamo un tubo, io tengo Kevin davanti a me, mettevo il tubo e dovevo tenere il tubo abbastanza corto davanti in modo tale che arrivasse a lui a metà pancia, io tenessi il tubo e nel frattempo saltellavo, e Kevin era lì sicuro. Adesso invece con i braccioli, deve essere lui a tenere il tubo, quindi devo tenere il tubo un po' più lungo, lui tiene il tubo e io lo sostengo un po' sui fianchi in modo tale che mentre saltello lui non vada a destra e a sinistra. Però devo dire che veramente sono stata contentissima perché l'ha presa bene, non pensavo, e sono stata veramente soddisfatta, ero contentissima. Poi abbiamo fatto una bellissima cosa, praticamente abbiamo fatto un'immersione, di gruppo. Di solito ci mettiamo in cerchio e a turno, prima va sotto uno col bambino, poi l'altro, finché l'abbiamo fatto tutti. Questa volta prima abbiamo fatto il giro tutti insieme, prima uno, poi l'altro. Adesso, poi invece l'istruttrice ha detto proviamo a fare tutti insieme, cioè guardate che si sta ammazzando. Proviamo a fare tutti insieme, quindi ci siamo messi tutti in cerchio, lei ha dato il via e abbiamo buttato tutti sotto i bambini, è stata veramente una cosa bellissima. Poi ovviamente non smetterò mai di dire che è bellissimo vedere i bambini sott'acqua, cioè veramente se qualcuno di voi porta i suoi figli a piccolini, così piccolini, se qualcuno le porta a fare il corso, portate gli occhialini e andate sott'acqua a guardarli perché è veramente una cosa stupenda, è veramente una cosa fantastica. Infatti tante volte alcuni genitori dimenticano gli occhialini o magari
non ce li hanno, eccetera. Allora io stessa mi offro spesso di dargli gli occhialini che ho io, perché è veramente una cosa bellissima da vedere, soprattutto perché hanno gli occhi aperti. Quasi tutti i bimbi. Kevin, per esempio, ha gli occhi aperti, quindi quando io vado sott'acqua vedo proprio la scena. Che lui, ok, va sotto tranquillo. Poi, tipo quando lo spinge l'istruttrice, quella lo butta sott'acqua, gli dà una spinta. E io praticamente lo devo prendere e tirare fuori. E lo vedi proprio che inizia tipo con le gambette, tipo come per tirare dei calci per uscire fuori dall'acqua. Cioè come per spingersi da solo fuori dall'acqua. Ed è veramente una cosa fantastica perché dici, cavoli, è così piccolo e già capisce comunque che tirando dei calci piano piano riesce ad emergere. Ovviamente non è che lo lascio lì, cioè una volta che gli dà la spinta poi io lo prendo e lo tiro fuori. Però è veramente una cosa fantastica, veramente. Cioè, se avete dei bambini piccoli fategli fare il corso di piscina perché è veramente una cosa stupenda. Non pensavo neanche di farlo durare sinceramente così tanto, pensavo che magari avrebbe avuto paura o che cosa. Invece, ripeto, lui da quando ha 3 mesi che fa questo corso, adesso fa 1 anno. E devo dire che è veramente la cosa migliore che potevo fare per lui perché lui si diverte, gli piace. Prende più confidenza con l'acqua, anche per esempio, cioè adesso per dire la sera gli faccio il bagnetto, quando lo tiro fuori lui proprio urla, sbraita perché lui vuole stare dentro nell'acqua ed è veramente una cosa bellissima. Quindi abbiamo messo i braccioli e siamo diventati dei bimbi grandi. Intanto adesso vi faccio vedere il signorino che è qui così. Cosa stai facendo? Giochi con le ruote? Vai, vai. Oh, grazie amore, sei carino. Ma se non mordergli le dita però. E poi niente di nuovo, c'era qualcosa che dovevo dirvi. Niente, adesso sono un po' incasinata perché stiamo ragionando le ultime cose che mancano per la festa. Stiamo ragionando gli invitati, dove far mettere tutte le macchine perché non c'è un parcheggio esterno a casa nostra. C'è un parcheggio, diciamo, interno nel giardino. Parcheggio, cioè c'è uno spiazzo nel nostro giardino e quindi dobbiamo pensare a come fare per farci stare tutte le macchine. Kevin, cosa fai? E quindi niente, quindi sto ragionando e sarà un po' un casino. Nel frattempo, niente, devo ragionarci un pochino come fare e niente, ho pulito un pochino casa stamattina, non sono riuscita purtroppo, scusami Kevin, non sono riuscita purtroppo ad aspirare e lavare, lo farò adesso dopo ho mangiato, perché Kevin voleva stare con me e non vi ho fatto vedere le mie bellissime ciabatte. Kevin, attenzione, le bellissime ciabatte pelose che Masha mi sta distruggendo. Masha! Niente, le ho dall'anno scorso, mi sono ricordata che ce le ho, quindi per l'inverno le ho tirate fuori. E niente, adesso io e Kevin mangiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Fai ciao ciao! Ciao ciao!